sombras, paren que venir a mí. In un modo che io ritengo assolutamente normale, ma molto emozionale, con la Collino di Mameli. Lo facciamo perché, come sapete tutti, quest'anno ricade l'anniversario, il 150° anniversario della Unità d'Italia, ed è bene e giusto che noi ci ricordiamo e soprattutto ci riappropriamo di quelli che sono i valori della nostra nazione. Il fatto che, come vedete, tutti i candidati, ho dato loro una copia della Costituzione italiana, perché ritengo e riteniamo giusto e corretto che coloro i quali si presentano agli elettori e che vogliono amministrare e governare il comune di Segnori devono conoscere la Costituzione italiana, che ritengo siano i plinti fondamentali della vita civile della nostra nazione, perché amministrare la cosa pubblica ritengo che sia una cosa di un'estrema importanza, e purtroppo quello che stiamo vivendo in questi ultimi periodi, in questi ultimi anni e soprattutto in questi ultimi giorni a livello soprattutto nazionale, e gli esempi veramente umilianti che il Parlamento italiano stanno dando a tutti gli italiani e penso a tutto il mondo intero, ci fanno un po' vergognare. Questo, e non me ne vogliano se lo faccio, se è riservato soltanto ad alcune persone che ringrazio per la loro presenza, la nostra, ma soprattutto la mia presidente della provincia, dottoressa Alessandra Giudici. Il sindaco, che come avete potuto apprezzare e leggere dalla stampa nazionale, è il terzo sindaco per indice di gradimento, il dottor Gianfranco Garale, sindaco di Sassari. Questa dell'età se la poteva risparmiare. Buonasera a tutti. È molto facile per me stasera parlare di Roberto soprattutto, perché è facile parlare di una persona che mi è stata vicina nella precedente legislatura e mi ha aiutato moltissimo in quest'altra legislatura, e adesso ha deciso di candidarsi come sindaco di questa piccola città, per
perché Sennori è una piccola città, con i problemi di una città e con le cose belle di una città. Sono qui perché mi fa piacere essere al fianco di Roberto, un amico, una persona che ho imparato ad apprezzare in questi anni, una persona assolutamente sincera, che sta attento a quelli che sono i problemi della gente, una persona che si sa rapportare, che sa farsi carico dei problemi e che cerca le soluzioni. Il nome della lista, partiamo dal nome di questa lista, che si chiama Sennori prima di tutto. E questa scelta di questo nome non è stato assolutamente casuale. Perché? È stata assolutamente casuale perché innanzitutto vorrei ricordare un invito che faccio a tutti i presenti, alle persone che ci sostengono, ai tifosi che sostengono la nostra lista. Io faccio un invito che ho fatto a tutti i candidati e a tutte le persone che ci stanno sostenendo, e cioè che non tollero nella maniera più assoluta, non voglio sentire in campagna elettorale che nessuno si permetta di denigrare l'avversario. Massimo rispetto degli avversari, massimo rispetto dei candidati e delle persone, delle altre liste che li sostengono. Ricevere è una cosa bellissima, ma dare è altrettanto bello. E allora io, siccome Sennori mi ha dato tanto, io voglio ricambiare questo suo affetto, questa sua stima nei miei confronti, e io, se dovessi diventare sindaco di Sennori, rinuncio alla vicepresidenza della provincia, pur non essendoci l'incompatibilità da un punto normativo, e mi dedicherò, cari senoresi, anima e corpo per migliorare le sorti del nostro paese. Io avevo un sogno da piccolo, io essendo abbastanza atipico, anormale, che da bambino guardavo Tribuna Politica anziché i cartoni, andavo a seguire i consigli comunali, e a 12 anni ho iniziato a figgere i manifesti per le campagne elettorali. Avevo un sogno nella mia vita, fare il sindaco del mio paese. Io mi auguro che con il sostegno della mia squadra, di tutti voi, di tutti i senoresi, questo sogno si possa avverare, perché non c'è più bella cosa quando i sogni si avverano, perché ci sono tutti gli ingredienti perché questo avvenga. E perché questo avvenga, noi abbiamo stilato un programma elettorale reale, perché come vedete abbiamo portato in due paginette quello che vorremmo fare nel nostro paese. Tutto, e questo l'abbiamo messo nella premessa, vogliamo riportare il cittadino al centro di ogni decisione politica e amministrativa, perché questo paese, questi cittadini di Sennori sono da troppo tempo fuori da quel palazzo comunale di via Brigata Sassari, perché vi dovete ricordare che quello, il palazzo, è la casa di tutti i sennoresi. Quindi il nostro primo obiettivo è quello di portare al centro delle nostre decisioni, della nostra attività, della nostra azione politico-amministrativa, i cittadini. Veramente siamo a questi livelli, dove in questo paese ci sono strade di serie A e strade di serie B. Ecco perché vogliamo, per esempio, fare una cosa semplicissima: la sistemazione, la ribitumazione e la sistemazione delle strade interne. Vorremmo finalmente, perché questo è un problema reale del nostro paese, avere una nuova caserma dei carabinieri, perché è inammissibile e intollerabile che al centro del paese vi sia la caserma dei carabinieri. Vorremmo istituire e individuare dei siti per l'acqua del sindaco. Mi chiederete che cos'è l'acqua del sindaco. Non è che Roberto Visini vuol fare gazzosa e inventarsi lo slogan dell'acqua del sindaco. Sarebbe quello di realizzare dei potabilizzatori d'acqua per far sì che i sennoresi possano avere l'acqua potabile da bere gratuitamente. Anche perché purtroppo, con le condizioni economiche nelle quali ci troviamo, anche quello può essere una forma di aiuto nei confronti dei cittadini sennoresi. È invidiabile che, pur non essendo un comune frontaliero, è un comune che è a 5 minuti dal mare, che confina con Sorso, che è un comune costiero,
Signori, non si parla di turismo, la parola turismo qua è tabù. Invece a Signori c'è la possibilità di fare, creare economia e occupazione anche attraverso il turismo, perché il turismo, cari concittadini di Signori, io ringrazio anche di questo la Presidente e i giudici che tra le sei deleghe e la vicepresidenza hanno attribuito anche quello di turismo, non è soltanto il turismo marino balneare, ma anche il turismo delle zone interne, e anche il turismo religioso, e anche il turismo culturale, e anche il turismo sportivo. Ci sono tante forme di turismo, è una questione che, di mettere in moto un po' la fantasia, di impegnarsi un po' e di rimboccarsi le mani. Questi ho voluto fortemente che facessimo una foto di gruppo a testimoniare, a dimostrare che noi veramente crediamo nella squadra. Iniziamo con il più anziano. Presento Enrico Barra. Questo giovanotto di 67 anni, che il cappello lo dimostra, è tutto una forma perfetta. Enrico Barra è un artigiano, dopo oltretutto penso che abbia un record, cioè l'unico falegname che abbia tutte e 10 le dita, come potete vedere, che sono falegname 3 anni in meno. E andiamo da Mario Basciu. Quasi mio coetaneo, che è un tecnico, si occupa di installazioni di impianti fotovoltaici. Gian Mario Bravo. Da chi ha mezzo secolo, mi avvicino dal mio carissimo amico, da Tonino Casara. Preso sotto tutti i punti di vista, mettiti in piedi, Giovanni Cocco. Aspettate, ve lo dico più. Addio Colampis. 50 anni. Pazzola Giampiero. Maria Antonietta Pazzola. Viga Gianfranco. Prepollo. Nicola Sassu. Sono sicuro, perché noi vinceremo le elezioni, che dal 17 maggio avrete, se non ne avrà la possibilità, e anche perché pecchiamo un po' di presunzione, la fortuna di amministrarvi, di essere amministrata da una squadra vincente, coesa, unita e che pensa soprattutto agli interessi di tutti i cittadini. Grazie Signori e viva Signori! Para.